Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. Buongiorno, bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Questa mattina gli uffici comunali di Piazza Posaterra hanno ospitato la presentazione dell'Alghe Family Festival, in programma in città la prima settimana di ottobre. Oltre al sindaco Mario Bruno e ai vertici della Fondazione Alghero, erano presenti Mauro e Filomena Redda dell'Ufficio Politiche Familiari del Comune di Alghero e i referenti delle numerose associazioni che collaborano all'iniziativa che assume un valore nazionale. Nel corso della manifestazione, infatti, la città di Alghero sarà insignita del titolo di comune amico della famiglia, unico in Italia fuori dal Trentino. La Regione Autonoma della Sardegna ripartisce i 16 milioni di euro stanziati dalla Giunta come contributo ai comuni per le manutenzioni dei corsi d'acqua e la mitigazione del rischio idrogeologico, dopo una delibera approvata a luglio su proposta dell'assessore dei lavori pubblici Edoardo Balzarini. Al comune di Alghero andranno poco meno di 200.000 euro per tre progetti finanziati relativi al canale Sirigo, a Rio Calabona e a Rio Calvia. Passaggio di consegne al comando della Capitaneria di Porto di Porto Torres. Ieri il sindaco di Alghero Mario Bruno ha voluto salutare il capitano di fregata Paolo Bianca per 2 anni alla guida della Capitaneria e prossimo ad assumere l'incarico di caposezione tecnica e difesa portuale della Capitaneria di Napoli. Con lui negli uffici di Portaterra il capitano di fregata Emilio Del Santo, già capo dell'ufficio circondariale marittimo di Alghero, che ha appena assunto l'importante incarico ai vertici della Capitaneria Portotorrese, ad accompagnare i colleghi il nuovo comandante di Alghero Roberto Fronte. È stata l'occasione per un ringraziamento al comandante uscente per il costante impegno e la collaborazione dimostrata in questi anni, l'opportunità per un primo confronto con il nuovo direttore dell'ufficio di Porto Torres in servizio nei prossimi giorni. E c'erano anche 8 agenti della polizia locale, compreso il comandante Calzia, all'ordinazione di Don Gianfranco Saba, nuovo arcivescovo della diocesi di Sassari. Migliaia i fedeli che si sono assipati al campo Croci di Olbia per partecipare all'ordinazione del prete della diocesi di Tempio Ampurias, quale 48esimo arcivescovo della diocesi sassarese della storia moderna. Alla cerimonia hanno partecipato delegazioni ecumeniche in rappresentanza delle diverse religioni presenti in Sardegna. Ora diamo la linea alla regia per 10 secondi di pubblicità e poi torniamo qui in diretta da Piazza Portaterra. La nostra frutta parla da sola. Farinelli Fresco Market. E da oggi si apre ufficialmente l'anno scolastico 2017-18, che si concluderà il 10 giugno. 205.500 gli studenti sardi di ogni ordine e grado, dai 2.760 in meno rispetto all'anno scorso. Questo è un dato che deve far molto pensare. Nel calenditano sono 94.171, nel sassarese 63.984, nel nuorese 29.072 e nell'oristanese 18.273. 74.862 gli alunni delle scuole superiori, 41.071 delle medie, 63.273 delle primarie e 26.294 delle materne, che concluderanno invece il 30 giugno. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Nel corso della serata manderemo in onda le interviste ai rappresentanti dell'Ufficio Politiche Familiari del Comune di Alghero. Per qualsiasi richiesta di informazione, messaggio o segnalazione potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani! Alghero TG Express, un TG veloce di 3 minuti con più edizioni giornaliere, sempre in diretta, ideato e costruito per essere visto direttamente dallo smartphone, dove vengono visti oltre il 70% dei contenuti multimediali. Va in onda ogni volta in location differenti ad Alghero, dove sono coinvolti attività commerciali, istituzionali e luoghi di interesse pubblico. Costruito con una grafica accattivante, al pari dei TG online di maggior successo in Italia. Alghero TG Express.
L'informazione quotidiana di Alghero Channel.